Lo vedete, un virus, il coronavirus con la scritta crisi e una siringa, il vaccino, lavoro. Questo è il messaggio che ci arriva dalla piazza, fuori dal ministero. Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli, di cui si era prospettata la chiusura già dal 2019, ma anche tutti i loro colleghi degli altri stabilimenti d'Italia. Ludovica. Francesco, esatto, questo è il loro messaggio chiaro, sintetico ed efficace. Donato, voglio farti parlare con lui perché è una nostra vecchia conoscenza, abbiamo imparato appunto a conoscerlo in questi anni di battaglie. Questa di oggi è una manifestazione diversa perché siete circondati da lavoratori che non sono solo quelli dello stabilimento di Napoli. Sì, ma sono i lavoratori di tutti i gruppi, dove noi ringraziamo a tutti i nostri colleghi di gruppo, dove siamo stati anche a fare delle assemblee, dove siamo stati là a far capire che non è un problema di costo e sono scelte strategiche, e abbiamo trovato tanta disponibilità, ma ho visto anche tanta paura negli occhi dei lavoratori, perché sanno bene che se passa per Napoli passerà per tutto il gruppo, perché non è un problema di costo. Se costiamo tanto a Napoli, costeranno tutti in Italia, e allora significa che è un problema strategico. Ecco Francesco, non a caso la manifestazione di oggi ha ottenuto il 95% di adesioni in tutte le 7 sedi della Whirlpool. Volevo farti raccontare da Donato che oggi loro hanno avuto un'altra delusione dalla politica. La delusione è che abbiamo fatto un incontro con Conte l'altro ieri, dove Conte ci aveva promesso di venire qua. Però oggi è qui, dove venire qui con noi a manifestare. E abbiamo visto che purtroppo i nostri politici, partendo da Di Maio, Paduanelli e Conte, hanno fatto come Schettino, hanno abbandonato la nave. Ecco, perfetto. Diciamo, allora, questo è il clima. Noi ci ricordiamo che le loro proteste sono iniziate con Di Maio, Di Maio. Voi gridavate Di Maio qui proprio sotto al MISE. Di Maio disse che era una battaglia sovrana, la sovranità dello Stato, che Napoli non chiudeva. Ci ha fatto tante promesse. Ma poi alla fine siamo al blocco dei licenziamenti, che voglio vedere il 31 giugno poi che cosa succede, se partono i licenziamenti. Donato, le posso chiedere una cosa? Se non ci fosse stato il Covid, sì, se non ci fosse stato il blocco dei licenziamenti, probabilmente lo stabilimento di Napoli, della Whirlpool, sarebbe già chiuso. Lei crede che sia lo strumento del blocco dei licenziamenti la vera garanzia per garantire, assicurare il lavoro? Francesco, non siamo qua per questo. Ma noi non vogliamo assenzialismo, noi vogliamo lavorare, noi vogliamo il rispetto dell'accordo. Ci sono anche altri colleghi di Donato che vogliono parlarti, Francesco. Ciao Francesco, ci siamo visti 2 anni fa, ricordi? Certo. Ciao, sono Salvatore. Salvatore, ciao. Come vedi, sono passati 2 anni ma non è cambiato nulla. Ciao Francesco. Sono passati 2 anni ma non è cambiato nulla. In 2 anni l'azienda non ci ha ancora detto perché ci sta chiudendo. Sia ben chiaro, noi non siamo venuti qua a chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti, a noi non ci interessa il blocco dei licenziamenti, noi vogliamo un sacrosanto diritto che venga riaperto quel sito produttivo, perché paradossalmente da un anno a questa parte la nostra azienda scoppia di produzioni, sta chiedendo straordinario e sta facendo assunzioni in tutti i siti del centro nord. E paradossalmente in 24 mesi non ci ha ancora detto perché ci sta chiudendo. Allora, sia questo ben chiaro a tutti, noi non chiediamo la proroga del blocco dei licenziamenti. Questo è la chiave.